Carlotta sulla pietra. Quanto è bella. Ci sta pure il mio cuore. E chi è? E Cucu stanno sempre insieme, rompe i coglioni. L'operazione interessa circa 110.000 persone. Noi vediamo Carlotta. Vigileremo sugli effetti per i lavoratori, dicono i sindacati. Per ogni due uscite assumeremo un giovane, promette il partecipare del gatto. Cosa cambia per i risparmiatori? Per i risparmiatori si trova una condizione di ulteriore rafforzamento della loro capacità di aver ben gestito. Vedete sta macchietta nera in testa che c'ha, eh? Quelli stanno nascosti là sotto. Mentre Liliana Segre ripercorreva la sapienza, la presenza. Sentite che caciara di televisione. Più difficile la sua vita ad Auschwitz, qualcuno lasciava una svastica davanti alla porta della casa della figlia di partita. Hanno preso in mira ancora una volta l'abitazione della figlia di partigiano a Torino. Sulla porta di casa, la donna questa mattina ha trovato due adesivi e una svastica. Scritte analoghe a quelle già trovate lo scorso 30 gennaio, sempre sullo stesso campanello. Episodi che si stanno ripetendo con frequenza. Quest'ultima nello stesso giorno in cui la senatrice di Segre ha ricevuto il Ministero della Sapienza in occasione dell'inaugurazione. Sente osservata, Il dottorato Moris Causa in storia dell'Europa. Alla cerimonia presente il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il maestro, mio maestro, il maestro, mio maestro. Capire, comprendere è impossibile, ma conoscere è necessario. La senatrice ha ricordato l'insegnamento ricevuto dallo scrittore. Che bei colori che c'ha, difficile della sua vita quando era chiusa nel campo di concentramento di Auschwitz. Che se non l'hai passato. Perché io posso dire che non sono emozionata. Sono molto contenta di essere qui, ma l'emozione... Io sto leggendo il libro suo. I scemoni dove stanno? Sempre nascosti? E chi là va? Mo passa pure quest'altro per chi gli va dietro. Cosa fece la Chiesa e il Papa di allora durante la seconda guerra mondiale? E chi là? Mimì e Coco, vedi? Cagamo cazzo sarebbe la tartaruga, però non lo è. La tartaruga non lo è, cagamo cazzo. Mi guardi? Guardami solo quando lo dirò io. Vabbè, vai, io te lascio. Buonasera, buonanotte. Mettete a dormire, riposite, che ci vediamo domani con quel verme solitario. Ciao ragazzi, ciao belli.